Perfetto, adesso basterà mettere la redstone qua e azionare, forza via! Oh mio dio, funziona ragazzi, funziona! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video di Minecraft sul canale di Bella Faccia e sulla vanilla di Bella Faccia, la vanilla più allegra di tutto il mondo. Sono veramente contento perché gli ultimi episodi vi stanno piacendo tantissimo! E sono così felice che potrei buttarmi dentro questa lava. Adesso eh, non così contento da buttarmi dentro la lava, però abbastanza contento, ragazzi. <ride> wow, negli ultimi episodi abbiamo trovato il tesoro! nascosto di Kendall abbiamo creato la casa di It e abbiamo fatto un sacco di cose divertenti quindi io vi invito subito a lasciare un altro like per supportare questo bellissimo video per supportare eh, per supportare quello sì eh, quel blocco di, di erba perché merita un like quel blocco d'erba <ride> Come avrete letto dal titolo, oggi ho intenzione di fare una fantastica farm super automatica di bambù Sì, bambù ragazzi, perché a chi non serve il bambù nella propria vanilla? Cioè, sì, il bambù non serve praticamente a niente, maialino per ora Però pensavo che mi manca una farm e mi manca proprio la farm di bambù, capito, gattino? Vuoi venire con me, gattino? Vieni, così mi spaventi i creeper che non mi rompono le scatole mentre costruisco Uh, qui c'è l'arena, Eh? Ed è un pochettino che non la uso, gattino. Vorresti. Vuoi, Vuoi provare a combattere con me? Vuoi combattere con me? No, no, ok. <ride> ha paura di me. <ride> Chi non avrebbe paura di Bella Faccia? Signor Salmone, come va? Tutto bene? Ah, ok, sì, sì, ok, okay <ride> va bene, va bene, signor Salmone. Allora, ragazzi, guardate, ho spianato un sacco qui. Sì, spianata con i pomodorini. Ho spianato. Uh, <coughs> ho spianato tantissimo, pecora. Scusa pecora qui, io dovrei costruire una farm, quindi magari se ti sposti un po', grazie. Eh? Allora ho fatto una cassa con un sacco di materiali colorati, guardate c'è un sacco di verde, il bambù c'è, perfetto, gattino... Eh. Ma che cavolo è successo? Ti piace il lettino? Bene, stai, stai qui a cuccia, eh? Perfetto. Ha fatto tutto da solo. Avete visto che ha fatto tutto da solo? Bravo, bravo. Bravo, gattino, fatti accarezzare. Bravo. Allora, oggi faremo questa farm. E la faremo proprio qui. Questa farm sarà epica, ragazzi. Sarà tutta. Automatica, allora, prima di tutto, signor gattino, dobbiamo prendere queste foglie di quercia. Ecco qua, queste foglie di quercia. Ne prendiamo, sì, possiamo prenderle anche tutte. Brava, pecora, mangia un po' di erba perché questa poi la devo togliere. Tu intanto aiutami, oh, è arrivato anche Gino. Ciao Gino, come stai? Faccio una farma adesso. Prendiamo anche questi blocchi di terra, perfetto. Facciamo un po' di spazio nell'inventario. Scusa, signor salmone, devo fare un pochettino di spazio, eh. gattino, non stare qui. Muoviti, devi andare qua, vieni gattino, ga no gattino, 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 qui, qui, veloce, stai a cuccia, capito? Allora, dobbiamo fare una linea di 22 blocchettini, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mamma mia che fatica Oh mio Dio, devo togliere anche tutte queste erbettine. Però potrei tenerle perché tanto non danno fastidio. Eh, pecora, vuoi essere farmata anche tu? Puzza via! Ok, dopo aver fatto 22, una linea di 22, lo alziamo di altri due, quindi 1 e 2, e facciamo di nuovo così. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ci fermiamo a 9, facciamo la stessa cosa di qua, quindi 1, 2. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfetto, ecco qua. Adesso dobbiamo prendere i nostri slime. Dove sono gli slime? Eccoli qui, perfetto. Slime, slime block. E li mettiamo tutti qua, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20. Perfetto, 20 blocchettini, ce li abbiamo, perfetti allora adesso ci spostiamo qui perché dobbiamo andare a mettere questo qua, l'observer lo quindi andiamo qua, ci spostiamo lo mettiamo proprio qui così, con la faccia rivolta verso di qua, perfetto, queste foglie le possiamo cavare adesso, pussa via allora poi mettiamo un blocchettino di ossidiana qui, ok, perfetto poi io mi devo rispostare di sopra perché devo mettere questo ripetitore lo mettiamo qui impostato su 2, così, ok, poi prendiamo una botola di quercia, la mettiamo proprio qua ragazzi non sull'observer ma lì guardate sul ripetitore così vedete perfetto proprio lì sul ripetitore qui possiamo togliere queste cose una volta fatto ciò qui dobbiamo mettere un osservatore rivolto così mi raccomando da destra perfetto qui rompiamo un attimo questo blocco perché qua andremo a mettere un pistone appiccicoso quindi facciamo così vediamo proprio qua così ecco perfetto lo mettiamo proprio qui qui questa. Queste foglie le rompiamo perché non ci servono, ci spostiamo qua dietro. Qua bisogna rompere questo blocchettino, vedete questo blocchettino. E qui andrà messo un pistone appiccicoso con un blocco di slime. Così, vedete? È molto semplice. Poi ci spostiamo qua davanti, andremo a mettere uno, due, tre foglie qua. Poi rompiamo questo qua, mettiamo un observer rivolto di qua. Qua possiamo togliere questo e questo, e qui andremo a mettere un blocco di slime. Perfetto, ragazzi, il circuito è finito. Adesso torniamo qua, facciamo uno, due qui, poi uno, due qua, e lo andiamo a chiudere così. Ecco fatto. Il risultato finale sarà questo. Sì, molto strano e molto ambiguo, però questa è la farm. Adesso, dopo aver fatto tutto ciò, bisogna fare un altro circuito in modo tale che questo si stoppi una volta arrivato qua. Quindi prendiamo le misure e rifacciamo tutta la struttura di foglie. Allora, io voglio farla diciamo medio grande, quindi voglio che arrivi fino qua, perché qui dentro ci saranno tutte le canne da bambù. Ok, richiudiamo tutto, perfetto, uguale identico all'altro. Adesso bisognerà qui fare lo stesso circuitino piccolino, non tutto quello, ma solamente due blocchettini là. Allora, vedete questi due blocchi, questo observer l'ossidiana il repeater e la botola, bisogna ricrearli là, però dalla parte opposta, quindi qui sono verso destra, quindi là Bisogna farli verso sinistra, quindi guardando questo blocco. Che sarà proprio... Qua. Quindi contando qui non 1, 2, 3 Quindi nel terzo Ma contando di qua 1, 2 e 3 Qui Quindi mettiamo due foglioline qua Vedete ragazzi proprio qua Qui ci mettete l'observer Perfetto ci mettiamo l'observer qua Qui togliamo queste foglie Qua l'ossidiana la mettiamo così Qua andiamo di sopra perché dobbiamo metterci il repeater Che lo mettiamo sempre a 3 E qui ci mettiamo la botola Perfetto così Ok wow Qui togliamo queste foglie che non servono a nulla Ciao gattino bello! Perfetto, il circuito sarebbe pronto. Basterebbe solamente mettere la redstone sopra l'ossidiana. Però adesso voglio provarla prima. Quindi vediamo, andiamo qua dietro. Oh mio dio, sono veramente sono veramente ansioso. Mangiamo prima un po' perché sono molto ansioso e quando sono nervoso mi viene fame. Per azionarla basterà cliccare la botola. Siete pronti? Uno, due, tre, via. Oh, è partito! È partito, ragazzi! È partito! Guardate, guardate! Guardate, è partita, è partita la nostra farma. Ok, tutti questi blocchi, una volta che ci saranno le cane da bambù, le romperanno tutte e lasceranno quelle di un blocco. Ok, ok, ci siamo, perfetto. Il risultato dovrebbe essere questo: che si interseca perfettamente sotto quella botola. E per reazionarlo indietro, vediamo, facciamo l'identica. Cioè, l'identica. <coughs> La stessa identica cosa con la botola. Così oh mio Dio funziona. Funziona ragazzi, la nostra farma funziona. Perfetto. Quindi questa ovviamente era manuale. Per renderla automatica basterà prendere della redstone. Ecco qua, polvere di redstone. Perfetto. Ecco qua. Ok qui posso richiudere o riparti no 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 non mi schiazzare non mi schiazzare farm non mi schiazzare mico aiutami non farmi schiazzare da questa farm bene abbiamo visto che è partita adesso faccio tutto il circuito per raccogliere le cose quindi adesso prendo questi blocchi con tocco di velluto ecco qua per non sprecarli perché qua andremo a mettersi le rotaie qua sotto ci metterò un pochettino ragazzi Ok, ho scavato un buco qua, ragazzi, che arriva proprio fino qua, a questo slime block. Uguale, stessa cosa di là e stessa cosa di là. Adesso dovrò però riscavare di un altro blocco. Scaviamo, 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 scaviamo la miniera, perché avremo bambù infinito. Guardate che bella questa pala! Oh mio dio, sono una ruspa! Mamma mia, ma cosa me ne faccio di tutta questa terra? Io adesso, chi vuole un po' di terra, vedo terra. Allora, andiamo qua e depositiamo tutto. Ok, una volta scavato due blocchi di profondità, andrà fatto tutto il circuito, quindi prendiamo questi binari alimentati e li facciamo partire da qua. Perfetto, così. Però qua sotto mh, devo inventarmi qualcosa. Vado a prendere dei blocchi di redstone. Ok, facciamo quindi così, facciamo tutto il circuito e qua lo facciamo tornare così. Qua ci possiamo anche mettere un altro binario alimentato. Quindi facciamo tutta una bisciolina così. Fino laggiù fatto ciò allora qui bisogna interrompere un attimo tutto così perché qua dobbiamo metterci le tramogge sì 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 proprio così quindi una tramoggia andrà qua qua facciamo tutto un buco verso di qua verso la cassa allora il baule lo mettiamo qui così perfetto qua quindi ci mettiamo tutte le tramogge attaccate una di fronte all'altra così così mi raccomando attaccatela alla tramoggia e non al muro ragazzi eh. Così, perfetto. E facciamo la stessa cosa anche di là. Ecco fatto, perfetto. Qui ci dovremmo far passare tutti i binari, ovviamente. Qui magari ci mettiamo una leva. Perché metteremo. No, 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 lì la volevo. Ci mettiamo un binario alimentato. Ecco, perfetto, così. E lo facciamo passare tutto lungo di qua. Ok. Quindi qui facciamo questa cosa. E qua andrà messo un blocchettino. Tanto avete capito, ragazzi. Adesso lo faccio off camera. Wow, ragazzi! Wow, quanto sono messo! E quante risorse sono dovuto tornare anche a casa a riprendere delle rotaie. Guardate, oh, mi è cascato un blocco. Guardate, guardate che circuito immenso. Sì, qui ho avuto qualche problema di spazio. Ho fatto una bisciolina. Però guardate, adesso mettiamo un carrello, mettiamo un carrello, vediamo se funziona tutto alla perfezione. Vai, carrellino! Vai, carrellino! Sì, vabbè, questa tramoggia è solitaria, però eh, penso che possa bastare così, eh. Vediamo, ok, il carrello fa tutto. Il suo percorso. Ovviamente non metterò solamente un, un carrello da miniera, ne metterò molti altri. Metterò molti altri fratelli del carrello da miniera. Adesso bisognerà solamente mettere dei blocchi d'erba qua sopra. Quindi ricopriamo tutta la farm. Il carrello solitario si aggirava su Minecraft. Dove va? Nessuno lo sa. Ok, signor gattino. Dopo aver coperto tutto, qui mettiamo i carrelli. Ho tolto quell'altro che c'era, quindi mettiamo questo qua. Parti. Facciamo aspettare un pochettino che quello abbia fatto il suo corso. Non lo vedo più. Quindi possiamo metterne un altro adesso. Vai, 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 vai. E continuiamo così finché ne mettiamo un sacco. Potete metterne quanti ne volete. Io ne metto 4, 5, 6. Ne metto 6. Quindi un altro qua. Ancora non li vedo. Dove sono? Ah, stanno arrivando adesso. Eccoli là. Mettiamo l'ultimo. Vai, parti! Eccoli, li vedete ragazzi? Sono tutti qua. Adesso è meglio chiudere prima che arrivino. Chiudiamo, chiudiamo tutto, chiudiamo tutto. Chiudiamo, chiudiamo anche qua. Ok, perfetto. Adesso, Micio, devo chiudere tutto qua e abbellirlo. Ma che cavolo? Ma stiamo... Ma stiamo scherzando? Cioè, Pillager? Non mi hanno visto? Non mi hanno visto, lasciamoli andare, lasciamoli andare, oh mio dio, ci mancavano pure i pillager mentre, fa mentre facevo la farm. Andatevene proprio eh. Comunque sia, io l'ho chiusa così con il vetro. Vedete, potete chiuderla come volete. Questo è solo per abbellimento. Adesso bisognerà solamente mettere i bambù e poi il gioco è fatto. Quindi bambù e prendiamo anche la polvere di redstone. Perfetto. Io adesso entro di qui. Poi magari lì farò una porticina. L'abbellisco la più avanti. Quindi adesso metto un bambù per ogni blocco. Eh, devo andare a prendere dell'altro. Quindi adesso ragazzi, per azionarlo, non rimarrà altro che mettere la pietra rossa qua. Mi raccomando. Eh, la botola deve essere sempre sotto il repeater. Quindi, in caso se avete sbagliato le misure, spostate un pochettino solamente questa piattaforma. Quindi, io adesso devo tornare là, non ce la farò mai nella vita. Ecco, perfetto. Allora ragazzi, ricapitolando, ho fatto delle piccole migliorie perché altrimenti c'era un problemino. Qua invece di mettere 22 dobbiamo mettere 18, quindi mettiamo un blocco qua e un blocco lì di, di foglie. Ecco qua. E qui andremo a mettere quindi 18 slime invece che 22. Qui lasciamo libero sempre questo spazio perché così ci muoveremo molto meglio e lasciamo libero anche questo spazio. Quindi mettiamo un blocco di foglie qui e un altro blocco di foglie qua, quindi in modo tale da mettere 18 slime invece di 22, allora facciamoli insieme, quindi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, perfetto, 18 18, quindi rifacciamo velocemente tutto, qua mettiamo un blocco di slime, qua mettiamo l'observer rivolto di qua, poi qua andrà messo un pistone appiccicoso qua sotto invece andranno tolti un secondo questi due slime, messo un pistone appiccicoso, un blocco di slime qua metto un blocco di foglie per salire poi lo tolgo qua invece mettiamo un blocco di slime ne mettiamo un altro qui qui mettiamo un observer e caviamo questo e il gioco è fatto e azioniamo la macchina e io da dove esco adesso perfetto adesso basterà mettere la redstone qua e azionare forza via oh mio dio funziona ragazzi funziona guardate guardate come sta farmando funziona finalmente mi raccomando questo circuito è veramente delicato però guardate finalmente funziona guardate che bello oh mio Oddio, non ci posso credere. Abbiamo fatto la farm di canne da bambù automatica, super automatica. Questa qui funzionerà per sempre. Andiamo a vedere quante canne da bambù abbiamo fatto. Guardate, guardate, addirittura fin qua vengono fuori. Ce ne sono un sacco. Mamma mia, poi magari potete fare delle barriere o non so, delle altre cose. Guardate quante. Guardate quante ne stiamo farmando, un sacco Ovviamente ci metteranno un pochettino perché io ho messo pochi carrelli, ne ho messi solo 6 Quindi ragazzi io spero che questa farm vi sia piaciuta Lasciate un like, un commentino Adesso è notte devo andare a dormire Ci vediamo domani con un nuovo video Ciao ragazzi, ciao a tutti